siamo riusciti a creare 3-4 situazioni limpidissime. Il problema è che se non fai gol, dopo ci sta che fino alla fine l'avversario ci provi. Diciamo che forse in alcuni frangenti ci specchiamo. Per esempio, io ho avuto la sensazione anche all'inizio del secondo tempo, dove avevamo il predominio territoriale e potevamo andare a fare male. Non l'abbiamo fatto con la giusta cattiveria, con la giusta determinazione, come se siamo bravi, siamo belli e prima o poi il gol lo facciamo. Non è così, perché poi, come si dice sempre, c'è il periodo, il momento in cui gli avversari provano a farti male. E noi negli ultimi 20 minuti abbiamo staccato completamente, soprattutto nella zona centrale abbiamo subito continui fraseggi e ci hanno calciato parecchie volte dal limite dell'area, quindi su questo sicuramente potevamo gestirla in modo diverso. Chiaramente poi nasce, se volete, dalle numerose o 3-4 palle gol limpide non concretizzate e ti costringe ad arrivare alla fine in questo modo, anche se poi si può soffrire, credo che si possa soffrire magari più compatti, più uniti invece. Quello che mi ha fatto arrabbiare è che ci siamo sfilacciati e ognuno andava per sé. E questo da allenatore mi sento co molto colpevole, perché è come se non dessi un'impronta, un insegnamento, e la squadra negli ultimi 20 minuti, ripeto, sembrava tre blocchi: i difensori, i centrocampisti e gli attaccanti, disuniti tutti, che andavano per la propria strada. E questo rischi poi di pagarlo seriamente. Rispetto Però a quei ragazzi no, non lo delle so, crescite, sicuramente quando dico, eh. e torniamo magari alle dichiarazioni delle volte precedenti, cioè noi siamo una buonissima squadra, ma per diventare grande squadra, queste partite le uccide quando è il Arrivano anche mezzo momento, gol e poi fai l'avversario quello che dici. lo uccidi sportivamente parlando, quando è il momento di fare gol, altrimenti sei, come dicevo, una squadra che sta studiando per diventare ancora qualcosa. E quindi a oggi possiamo migliorare sotto tanti aspetti, perché poi diventiamo leziosi o sforiamo poi anche nelle difficoltà che possono sembrare fisiche, però è il momento precedente che tu devi essere più incisivo, più cattivo, quando hai il predominio, quando capisci che stai mettendo alle corde l'avversario, e allora poi lì bisogna essere veramente determinati. Sono estremamente soddisfatto e contento della prestazione di Edoardo, quindi ci auguravamo una cosa del genere, anche perché lui ha del talento, forse diciamo così, ha subito la bocciatura di scendere dalla Serie A e ha dovuto con il tempo smaltire una possibile delusione, ma lui se vuole ritornarci deve fare un percorso che parta da una piazza importante come questa e far vedere cosa sa fare. Chiaro che prima non poteva, o meglio, non gli è stata data grande, grande spazio, se lo deve conquistare e con prestazioni come oggi. Ma io credo che abbiamo sofferto più quando ci sono stati i cambi oggi, piuttosto che nella fase iniziale. Questo. Per cui abbiamo fatto 50-60 minuti fino al 15° e passa del secondo tempo, secondo me discreti, non eccezionali assolutamente, ma discreti. Buonissima partita. Io credo che sia stato più un aspetto mentale, speriamo, e che non sia anche un aspetto fisico, ma di, diciamo, prendere sotto gamba, una volta andati in vantaggio, la partita. Perché poi la sufficienza l'abbiamo pagata fino al 95°. Ho temuto anche di dover magari cambiare Brosco per il cartellino giallo, tant'è vero che siamo intervenuti per esempio con Jaboa, memore di quello che era successo nelle partite precedenti, intervenendo alla fine del primo tempo. Però siamo contenti, allora, dobbiamo dire, non tutte le volte si riesce a fare 6 punti quando si gioca in casa. Anche al cospetto di squadre che sono in fondo alla classifica. Averle fatte sicuramente ti dà una dimensione di forza, soprattutto se poi non brilli. Però è chiaro che poi dopo non dobbiamo far passare tutto sotto traccia perché si vince, ma dobbiamo analizzare nel dettaglio cosa si deve fare, perché
A volte si perde facendo bene e sei più sereno per il futuro. E questa cosa, se tu vinci, chiaramente ti dà serenità, ma se guardo al futuro gli ultimi 20 minuti sono un po' più preoccupato.